Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Nello scorso video di Fallout mi è capitato di accennare alla regola dei tre indizi, ma è qualcosa che ho detto, ma alla fine non è che abbia perso particolarmente tempo a spiegare. Anche perché l'arte di dare indizi all'interno del gioco di ruolo è qualcosa di particolarmente complesso che dedica almeno un video dedicato solamente a quello, che ovviamente è questo video. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere cosa sono gli indizi all'interno di un gioco di ruolo e qual è il modo migliore per fornirli ai giocatori. Elementi investigativi sono uno dei caposaldi del gioco di ruolo. Oltre a esistere una quantità infinita di giochi di ruolo a tema, dalle avventure di Sherlock Holmes ai miti di Cthulhu, qualsiasi cosa possa essere investigato ha un suo titolo atto a investigarlo. Anche in giochi che non hanno un focus sull'investigazione, magari giochi più action come Pathfinder o Dungeons & Dragons, probabilmente avranno in qualche punto del loro quest dei momenti in cui i personaggi devono scervellarsi per risolvere un enigma, un mistero o magari un vero e proprio delitto da racconto giallo. Giallo ovviamente è composto da due parti fondamentali, un elemento misterioso e una serie di indizi che aiuteranno l'investigatore a risolvere questo mistero. E qui viene a nascere uno dei più annosi problemi per il master nel gioco di ruolo, perché se steste scrivendo un romanzo, ovviamente il vostro investigatore sarà un individuo eccezionalmente scaltro che troverà tutti gli indizi che gli servono per risolvere il mistero. Ma voi al tavolo non avete un gruppo di criminologi, voi avete al tavolo un gruppo di giocatori di ruolo e non si può certo presupporre lo stesso livello di competenza che avrebbe qualcuno che di mestiere indaga i delitti, soprattutto se stiamo parlando di un personaggio dei romanzi che molto probabilmente è comunque più competente e fortunato di un investigatore reale. Questa sembra una deriva un po' grossa del discorso, ma l'ho messa all'inizio per chiudere tutti quei commenti che diranno ma i miei giocatori sono scemi, io ho fatto... No. Non sono scemi loro, tu hai messo qualcosa che nessun individuo razionale al tavolo da gioco avrebbe mai riuscito a capire. Punto. Chiusa questa parentesi, però, rimane il problema. Se i giocatori non trovano gli indizi, non avranno niente su cui ragionare e quindi il mistero non verrà risolto. Come fare quindi a fornire loro questi indizi e consentire così che la storia vada avanti? Il metodo più semplice è eliminare del tutto l'aleatorietà e dare semplicemente le informazioni ai giocatori nel momento più adatto a fargliele trovare. Non ci sarà alcun tiro di percezione, di cercare o qualunque cosa prevede il regolamento per quel caso. Questo è il metodo più semplice in assoluto ed è garantito che funzioni. Il capitano dei pirati oppone una feroce resistenza, ma alla fine riesce a sconfiggerlo. Frugando il suo cadavere in una tasca del cappotto, trovi una mappa che indica che il tesoro è sepolto sotto la roccia a forma di Gianni. Il reale problema di questo metodo è che se lo scopo era quello di rendere in gioco un'indagine, questo andrà del tutto perso. I giocatori non avranno l'impressione di essere degli investigatori che seguono una pista. I giocatori
avranno l'impressione di essere già i giocatori che seguono il Railroad del Master. Nella pratica, quindi, questo metodo è meglio usarlo solo quando in realtà non siamo proprio in una condizione di reale mistero, ma semplicemente come metodo per fornire in fiction delle informazioni importanti ai giocatori. C'è poi la già citata regola dei tre indizi. Questo è probabilmente uno dei trucchi più vecchi della scatola degli attrezzi del Master. Personalmente, la prima volta che l'ho vista proprio codificata per iscritto è stato nel 2008 sul sito dell'Alexandrian. Vi lascio magari poi il link in descrizione direttamente. Ma era già qualcosa che veniva utilizzato anche prima. E tra l'altro è, come dicevo, quella che ho usato io nella quest di Fallout. In pratica, la regola dei tre indizi, se esplicitata, dice che per ogni indizio che i giocatori devono trovare, assicuratevi di averne almeno tre. Questo dovrebbe darvi la relativa certezza che almeno una delle tre cose verrà trovata dai giocatori. Ovviamente, quando si parla di tre copie, non si parla di tre volte la stessa cosa, ma di tre indizi diversi, ma che portino tutti alla stessa conclusione. Basterà che i giocatori ne trovino uno, e se i giocatori ne trovano due o li trovano tutti e tre, questo non farà altro che confermare le loro supposizioni date al primo indizio, rendendo ancora più sicuro che colgano il riferimento. Quando i giocatori entrano nella stanza, trovano a terra un cadavere trafitto da una freccia e la finestra spalancata. Se superano una prova di cercare sulla finestra, scopriranno un rampino con una corda di seta di ragno mostruoso, come quelle usate dai drow. Se superano una prova sulla freccia, troveranno tracce di veleno soporifero, come quella usata dai drow. Se controllano il cadavere, superando una prova di cercare, troveranno un pezzo di stoffa stretto nelle sue mani, che un'altra prova rivelerà essere tessuto di fibre fungine, tipico dell'artigianato drow. Difficilmente a questo punto qualcuno dei giocatori dirà sarà stato un licantropo. No, lo dirà. Però in questo modo voi avete la ragionevole certezza che almeno uno dei giocatori dica proviamo a investigare sul draw. In questo modo voi non avete semplicemente detto ai giocatori è stato un draw, quindi il senso di mistero è stato mantenuto, saranno stati loro ad arrivarci, loro con le loro prove avranno trovato gli indizi e quindi il senso di sentirsi un investigatore sarà mantenuto e voi avrete comunque la certezza del risultato. La contropartita in questo caso è che ovviamente per ogni elemento che voi dovete inserire in quest, voi dovete prevederlo in triplice copia, quindi vuol dire non proprio tre volte il lavoro per voi, ma quasi. Se avete tutto il tempo che volete, state preparando la quest con largo anticipo, magari non è un problema, ma se state improvvisando o avete tempi stretti, potrebbe diventare un ostacolo insormontabile. Il metodo più difficile da gestire al tavolo, ma che ha anche le maggiori possibilità di coinvolgere e soddisfare i giocatori, è quello di fare in modo che tutto sia un potenziale indizio. In questo caso voi come master vi limiterete a presentare ai giocatori una situazione che contenga un qualche tipo di enigma e poi in base alle domande e alle prove che faranno, voi fornirete di volta in volta le informazioni che vi servono per orientare le indagini dei giocatori verso lo specifico outcome che voi avete previsto. Nella pratica farete in modo che siano i giocatori a scegliersi da soli i propri indizi. Questo non esclude che voi utilizziate anche delle meccaniche aleatorie che i giocatori debbano fare o meno dei tiri, ma questi verranno utilizzati più che altro per fornire ulteriori informazioni
rispetto a quelle che già i giocatori hanno ottenuto facendo le domande. I vostri personaggi hanno finalmente raggiunto le coordinate del punto di incontro con il mercantile che doveva rifornire la vostra nave, ma una volta arrivati trovate il mercantile distrutto e nessuna traccia del carico. Come fare a capire chi ha rubato il loro rifornimento? Potrebbero scansionare il relitto alla ricerca di tracce di armi. Se hanno successo, queste potrebbero rivelare loro che tipo di armi sono state usate. E magari un'ulteriore prova potrebbe anche rivelare chi usa quel tipo di armi. Potrebbero mandare una squadra ad abbordare il relitto e magari all'interno troveranno i cadaveri di qualcuno degli attaccanti e con ulteriori prove potranno identificare da dove viene chi sia. Potrebbero anche lasciar perdere il relitto e analizzare i dintorni nel timore che la nave che ha attaccato il mercantile sia nascosta da qualche parte e voglia attaccare anche loro. Magari non ci sarà nessuna nave, ma troveranno una traccia che potrebbe indicare dove gli assalitori si sono diretti dopo l'attacco o da dove sono arrivati. Personalmente questo è il metodo che io ritengo migliore perché lascia che siano i giocatori a ragionare con la loro testa invece che costringerli a ragionare con la vostra. E dato che in una situazione del genere, per quanto riguarda la storia, l'importante è che l'enigma venga risolto, non gli esatti passaggi che i giocatori facciano per risolverlo, questo offre anche potenzialmente la sicurezza che la scena si conclude in maniera positiva. Non è però una tecnica priva di difetti, il principale dei quali è che prevede che i giocatori siano proattivi, facciano domande e cerchino attivamente di capire cosa è successo. Se i giocatori non si coinvolgono nella scena, fondamentalmente non otterrete nulla da tutto questo. Se si tratta di una singola scena, come nel nostro esempio, probabilmente il problema non verrà mai a porsi. I giocatori sicuramente faranno qualche domanda. Potrebbe però diventare un problema se stiamo parlando non di una scena, ma di un'intera quest, se non di un'intera campagna, in cui magari gli indizi che vengono raccolti dai giocatori vengono trovati in sessioni diverse, magari separate da mesi di vita reale l'una dall'altra, in cui magari i giocatori si sono dimenticati anche le conclusioni a cui loro stessi erano arrivati. In tutto il video io ho parlato di indizi nella maniera più classica, quella da racconto giallo, ma ovviamente tutto questo ragionamento si applica esattamente allo stesso modo a qualunque tipo di incontro che sia classificabile come un enigma, cioè in cui i giocatori debbano scervellarsi per risolvere la situazione. Scoprire chi è il misterioso assassino della luna piena non è concettualmente diverso dallo scoprire come si apre la porta magica per entrare nel dungeon, né dallo scoprire dov'è il covo segreto dei pirati. E ovviamente non sono solo queste tre le tecniche possibili, queste sono le tre che utilizzo io e che ritengo quelle di più facile applicazione nella più ampia quantità di casi. Però io in questo video ho parlato fin troppo, adesso lascio la parola a voi. Scrivetemi sotto nei commenti se voi usate queste tecniche, se ne usate altre, quali sono le altre che utilizzate. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche. In descrizione trovate i link al server Discord, al gruppo di Telegram se volete mettervi in contatto con il resto della community. Come sempre, io sono il Master K e noi ci vediamo nel prossimo video.